partiamo dalla gioia, che è la cosiddetta parola di potenza di questa campagna, che ha una prerogativa. È la prima volta che quattro chief creative officer del gruppo WPP, i quattro chief creative officer del gruppo WPP lavorano insieme, ed è una campagna che inneggia, diciamo, alla gioia per la riapertura, ma inneggia anche alla forza di questo campus, se vogliamo, no? Che parla di collaborazione, perché è la prima volta che voi lavorate insieme e quindi anche questo ha un suo potere. Ci raccontate com'è nata l'idea? Allora, questa è la campagna giusta nel momento giusto. Come dicevi tu, è nata durante il periodo in cui eravamo ancora separati, quindi ci si incontrava su Teams, su Zoom, e avevamo, come dire, voglia di fare qualcosa insieme. Devo dire, Lorenzo, perché bisogna, ha avuto questa bellissima idea di inventarsi questo WPP Wall, cioè uno spazio dedicato alla creatività, a noi, ai nostri reparti creativi, e messo a disposizione da Group M, da IGP Deco, da TM, e a rotazione avere la possibilità di occuparlo con un progetto. Il caso ha voluto che il primo progetto fosse in concomitanza con l'apertura e l'inaugurazione del campus, e quindi ci siamo ritrovati e abbiamo detto: ragazzi, però dobbiamo fare qualcosa, come quando lavori a un brief, no? Non puoi andare fuori brief, devi essere dritto. E quindi, chiacchierando, confrontandoci, a volte dal vivo, a volte su WhatsApp, è nata l'idea di celebrare la gioia, per un motivo molto carino, molto smart, perché lo spazio che ci hanno messo a disposizione è alla fermata della metropolitana di Gioia, e quindi con un grande slancio creativo di copywriting abbiamo deciso che Gioia è la keyword, sarà la keyword di tutti i nostri progetti. Un progetto che ovviamente parla anche molto di squadra, perché insomma oggi è questa che vince, e qui vediamo voi per la prima volta insieme. Dopo vorrei, insomma, che qualcuno mi raccontasse com'è stato lavorare, perché si dice sempre che i direttori creativi siano un po' no, dei galli in un pollaio, ce ne vuole uno, invece no, avete sfatato anche questo detto. Ma poi ci sono i negozianti e i piccoli esercenti che hanno preso parte all'iniziativa, c'è ATM, appunto, che va dato la metropolitana di Gioia, eppure GP Deco con gli spazi. Quindi è lì che sta la forza, una regia e poi la declinazione sulla molteplicità di voci. Immaginate quanto è difficile fare provare un'idea ad un direttore creativo. Eravamo in quattro direttori creativi esecutivi che sostanzialmente ci siamo menati dall'inizio alla fine, a furia di idee, brainstorming, eccetera. Poi alla fine siamo usciti con questa idea che ci ha convinto, e insomma è stata una bellissima esperienza di lavorare insieme con i colleghi. Siamo amici, ci conosciamo penso da 20 anni, corretto ragazzi? Sì. Anche di più probabilmente, quindi primo esperimento, è il primo esperimento WPP, ne vorremmo fare altri, sempre più daring, come si dice appunto in inglese. Al di là della qualità creativa, al di là dell'idea creativa, la cosa più interessante è stata quella di fare qualcosa veramente sul territorio. Quindi abbiamo fatto un'operazione che ha aiutato delle persone, ha dato loro visibilità, e sostanzialmente, cito un esempio, Andrea e la sua palestra. Se soltanto una persona andrà nella sua palestra grazie alla nostra affezione, direi che abbiamo fatto boom, abbiamo centrato l'obiettivo. Io volevo dire una frase molto bella, secondo me, sulla condivisione, che è molto calzante su questa campagna. È una frase molto bella, infatti non è mia. È una frase che c'è alla fine di un bel libro, di un bel film che si chiama Nelle terre selvagge, no? C'è questo ragazzo che ha passato del tempo in Alaska, tanto tempo in Alaska da solo, ed è su questo Magic Bus isolato, e scrive una frase che dice: non esiste autentica felicità se non è condivisa. Ecco, la gioia della ripartenza è una gioia che è condivisione, perché è proprio quella che stiamo sperimentando tutti, la condivisione di esperienze, tornare a condividere gli spazi, tornare a condividere le emozioni. Quindi trovo che sia molto bello che anche l'iniziativa di comunicazione sia un'iniziativa di comunicazione che nasce dalla condivisione. Il cambio è stato un cambio, ovviamente non è stato un trasloco, lo è stato dal punto di vista logistico, ma è stato un cambio completamente diverso, nel senso che è un cambio culturale. Perché per la prima volta ci troviamo in un ambiente singolo, dove ci sono le sigle da sole, ma ci sono tutte le sigle, quindi questo è molto interessante. Penso che anche le persone che lavorano con noi ne stiano beneficiando in qualche maniera, perché è abbastanza evidente che il mondo sta andando in quella direzione. E anche il senso di questa collaborazione tra di noi
E quello che diceva Francesco è molto importante. Siamo quattro chief creative officer che si conoscono da tempo, quindi, e siamo persone che si stimano a vicenda, quindi questo è anche molto molto interessante, e avremo anche modo di lavorare su progetti che hanno a che fare con squadre miste, quindi talenti anche di sigle diverse, quindi non necessariamente guidate solo dalla sigla singola, ma anche da team VPP, questo è molto molto interessante.